vengo da una famiglia molto sportiva. Mio padre ha giocato per anni a basket, mia madre ha sempre fatto sport, quindi sin da piccoli abbiamo avuto questa passione per lo sport in generale. Dovevo iniziare a giocare a basket seguendo le orme di mio padre, appunto, però è stato un momento sin da quando ero piccolo che i miei compagnetti iniziavano subito ad andare a calcio, perché alla fine il calcio è lo sport per eccellenza, penso, dovunque. Quindi ho iniziato a giocare nella scuola calcio del mio paese, l'Adelcam, dove sono stato per più di 10 anni, dove ho fatto tante categorie e tanti ruoli. Lì poi fortunatamente ho incontrato un allenatore che comunque mi ha aiutato tanto a crescere, che è Filippo Castellano. E quindi questo percorso, comunque, questa vena sportiva l'abbiamo sempre avuta sia io che mio fratello. Ecco, mio fratello gioca a basket, io sono arrivato fin qui. Dopo 10 anni alla scuola calcio arrivò inaspettatamente la chiamata della Roma e fu un grande motivo d'orgoglio, perché ricordo salì lì con mio padre per qualche giorno per fare un provino e ci fu subito la conferma che comunque ero preso appunto da loro, preso perché, tra virgolette, perché comunque non potevo ancora firmare nulla, che ero ancora troppo piccolo, quindi ci fu un patto verbale, una stretta di mano tra un campione del mondo come Bruno Conti e mio padre, appunto per ufficializzare questo mio trasferimento futuro poi alla Roma. Ufficialmente io ricordo ci andai l'estate dopo aver compiuto 14 anni. Dopo l'esperienza a Roma sono sbarcato in Sardegna in tutti i sensi, perché sono arrivato lì e ricordo era un altro mondo rispetto a Roma, era più semplice come ambiente da vivere, come stare, e devo dire che mi sono trovato benissimo. Era tanto più bello lì, sia come ambiente, era più semplice la Più a cosa, misura di capito? Sì, ragazzo. più a misura di ragazzo. Poi era un Cagliari comunque che arrivava dalla promozione in Serie A e quindi c'era tanto entusiasmo, dei bellissimi progetti che poi sono stati appunto completati durante gli anni lì. Io sono arrivato lì che avevo 17 anni e sono andato via l'anno scorso, possiamo dire, che ne avevo 21, sono stati 4 anni bellissimi lì a Cagliari. La Sardegna è un'isola stupenda ed è diventata anche la mia seconda casa, lì ho tanti amici, tante persone che conosco e quando ho la possibilità vado senza problemi. Cagliari è un ambiente importante perché è la prima squadra di una regione che è una nazione, quindi si sente tanto avere la maglia del Cagliari addosso quando scendi in campo, che sia dall'under 15 alla primavera, alla prima squadra, è un peso importante. Quindi anche questo ha aiutato tanto a crescere e a prendersi le prime responsabilità. Sì, Ecco. questo è il mio secondo anno con i colori biancorossi e quest'estate appunto è arrivata la chiamata del direttore e del presidente a far parte definitivamente di questa famiglia ed è stata una grande occasione che ho colto subito. Quest'anno siamo comunque ancora tanti ragazzi giovani che hanno voglia di crescere, di fare esperienza e fortunatamente abbiamo degli over che sono tutti i ragazzi anch'essi che ci danno una grande mano durante gli allenamenti e le partite costantemente. Tra i ragazzi che ho ritrovato quest'anno c'è appunto Kevin Cannavò, che con lui ci conosciamo da quando siamo veramente piccoli, perché anche lui giocava nella scuola calcio del mio paese e siamo, tra virgolette, cresciuti insieme. Abbiamo vinto tanti campionati giù e ci siamo levati grosse soddisfazioni e poi abbiamo avuto la fortuna di ritrovarci qui con la maglia della Vis. Durante la mia esperienza da difensore è capitato di incontrare comunque attaccanti con grande talento e come avversari ricordo uno tra i più ostici da marcare sia stato Paloschi, che appunto incontriamo tra qualche giorno. Ed era comunque, si vedeva che era un attaccante di un'altra categoria che ha
ha avuto esperienza in grandi categorie in altri campi. Ecco, come compagni ti posso parlare della prima squadra lì a Cagliari, attaccanti come Gio Pedro, come Pavoletti, come Cerri, era gente comunque un grande talento. Ecco. Ti aspettiamo allo stadio, sempre Forza Vista.